Come insegnare ai bambini ad apprezzare le verdure e dare ai genitori i principi della sana e corretta alimentazione? Ci hanno pensato gli chef invitati a Didacta per illustrare le ricette pensate per il progetto Chef tra le mense, nato nel Chianti fiorentino per dare una risposta ai palati dei bimbi più esigenti e per dare nuovi stimoli ai cuochi che lavorano nelle mense scolastiche. A Didacta non c'erano però solo gli chef di oggi, ma anche quelli del futuro, i giovani studenti di 3 istituti alberghieri che si sono cimentati anche loro nel creare ricette per bambini. La partecipazione anche degli istituti alberghieri è importante perché loro diventeranno a loro volta operatori della ristorazione, quindi lavoreranno in questo settore, quindi il contatto con chi già lavora, con anche le scuole, insomma sono loro a fare da trade union, un po' da tutor fra questi due mondi. E per il cooking show sono scesi fra i fornelli gli chef Michelangelo Rongo, che ha preparato le polpettine di pesce dimenticato, Maria Probst con le verdure, Mattia Barciulli con il riso multicolore e Giovanni Sant'Arpia con la pizza. Ma com'è stata questa esperienza tra le mense per gli chef? Allora, è stata un'esperienza molto interessante, bella, anche allegra, perché i bambini sono stati molto partecipi all'iniziativa, ci siamo divertiti. Hanno mangiato i pezzi di topolino, che in realtà sono fatti di ravanello, però è stato divertente fargli assaggiare i ravanelli, anche loro piccanti, un gusto nuovo. Ho fatto assaggiare i bimbi cibi liquidi e solidi e ci siamo divertiti tantissimo perché era una specie di degustazione in bicchiere di plastica e hanno bevuto frutta e verdura. Ho provato a fare anche un prodotto totalmente diverso che sarebbe fatto con le verdure, perché visto che tante volte le verdure a me non gli piace, ho fatto una sorta di purè di verdure su una focaccia abbastanza allegra. Poi la scena è passata ai futuri cuochi, gli studenti delle scuole alberghiere Pacinotti di Bagnone, Bernardino Lotti di Massa Marittima e Pellegrino Artusi di Chianciano Terme, che hanno proposto ricette pensate per i bimbi. Abbiamo preparato delle pepite di pesce impanate con una salsa dell'orto su una mestichanza. Un'esperienza che è piaciuta ai ragazzi. Credo che sia molto interessante sia a livello personale che costruttivo e istruttivo. Infine la scuola Tessieri, atelier delle arti culinarie di Ponzacco, insieme al Matteotti di Pisa, hanno proposto una pasticceria dai sapori casalinghi.